Ciao, buongiorno, come state? Vi faccio un video così perché in realtà oggi abbiamo avuto qualche problemino di connessione di diretta e quindi non siamo riusciti ad andare in diretta. Insomma, volevo anche un po' intanto salutarvi, ringraziarvi se vi eravate in qualche modo anche collegati, ci rifaremo. Sì, la diretta sarebbe dovuta partire, diciamo così, su quello che è stata la fiera meeting, no? Questa fiera a Savigliano dedicata alla carne di razza bovina piemontese, quindi un pochettino se la carne in qualche modo vi piace cotta, cruda oppure una via di mezzo, so che molti di voi che cucinano sicuramente avrebbero avuto da darmi tanti, 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 diciamo così, tanti suggerimenti anche su magari come realizzare, che ne so, la carne alla brace, ad esempio, no? Perché anche lì, insomma, si sa che per la brace non tutti i pezzi sono quelli adatti e quindi anche qui, insomma, vi sarebbe piaciuto capirne un pochettino di più. Però, come vi dicevo, sì, è andata così, non siamo riusciti a stare insieme, però vi avevo anche parlato l'ultima volta di quello che era un po' andare a cercare un vinile. Magari lo esploriamo la prossima volta, e un vinile che parlasse di viaggi, visto che martedì avevamo così riniziato parlando di quelle che erano state le nostre vacanze, i viaggi che avevamo fatto. Insomma, tra le varie ricerche ho trovato questo qua, che è praticamente un album di Ron, Tutti i cuori viaggianti, che io ho sempre amato, mi è sempre piaciuto tantissimo e lo trovo particolare anche in alcuni momenti di viaggio, magari quando si fanno dei viaggi lunghi o principalmente mi piace ascoltarlo anche nei miei viaggi serali, perché insomma trovo che oltre a tenermi compagnia mi faccia pensare anche nei testi delle canzoni, perché come ho detto molte volte io adoro ascoltare i testi delle canzoni e veramente anche leggerli, e il vinile mi dava e ci dava questa opportunità di leggere anche i testi. Ma è un album del 1983, quindi andiamo indietro negli anni, un disco, il suo primo disco registrato dal vivo, dove all'interno c'erano anche dei grandi musicisti che avevano partecipato a questo disco, come gli Stadio e Gianni Morandi, oltre a Lucio Dalla. Gianni Morandi aveva cantato con lui Occhi di ragazza e Lucio Dalla aveva cantato Piazza Grande e aveva suonato anche il sax. Insomma, un disco registrato dal vivo davanti ai suoi fan, che risentiva e risente ancora, se avete avuto modo di riascoltarlo, un po' l'influenza di Jackson Browne. Tra l'altro, insomma, Ron aveva già anche cantato una cover, Una città per cantare, che era la traduzione di The Road. Ecco perché forse anche mi sta a cuore, magari come album che parla di viaggio. Tra le altre cose, insomma, c'è anche un'altra cover di un famoso brano di Daryl Hall e John Oates, I Can Go For That, che Ron aveva, diciamo così, ribattezzato Hai Capito No. Questo è un po' era anche per darvi così qualche indicazione, qualche informazione su quello che avreste potuto ascoltare anche nei vostri viaggi. Naturalmente sono sempre alla ricerca di suggerimenti e scambiarci anche un po' quelle che sono diciamo così, le idee, le passioni, soprattutto legate alla musica e ai viaggi. Quindi, questo era comunque sicuramente per farvi un saluto, per darvi uno spunto su un album che a me piace molto, italiano, e che magari spero che chi non lo conosca abbia la voglia di andare a sentire qualche pezzo. Dopodiché, insomma, ritorneremo insieme per parlare, sì, di questo album, ma magari sviscerare qualche altro importante argomento che, insomma, magari riuscirete anche a lanciarmi così nell'etere o meglio sul mio canale. Va bene? Intanto vi auguro una buona giornata. Vi bacio, vi abbraccio e grazie comunque perché so che c'eravate e sareste stati molti. Alla prossima. Ciao!